Andrea Bosca, da romanzo familiare a Il Capitano Maria e non solo. Andrea Bosca, con Valeria Bilello l'amore è finito. L'attore piemontese è tornato protagonista delle serate di Rai 1. Dall'8 gennaio, infatti, è tra i protagonisti di Romanzo Familiare, serie televisiva diretta da Francesca Archibugi, insieme a Vittoria Puccini e Guido Caprino. Se professionalmente Andrea Bosca continua ad ottenere ottimi successi, sul piano sentimentale, invece, sembrerebbe essere finito l'idillio con l'attrice e modella Valeria Bilello. I due attori hanno vissuto una bella storia d'amore, durata qualche anno, ma questa volta non possiamo parlare di lieto fine. A darne notizia è stato proprio Andrea Bosca che sulle pagine della rivista Mio ha dichiarato che la sua storia d'amore con l'attrice siciliana si è conclusa. Andrea Bosca, non sono più fidanzato. Non sono più fidanzato, ha raccontato l'attore di Canelli alla rivista Mio, aggiungendo per la fine di questa storia ho sofferto. I due attori sono sempre stati riservati e hanno rilasciato pochissime dichiarazioni sulla loro storia d'amore. Però oggi possiamo affermare, come lui stesso ha fatto, Andrea Bosca è di nuovo single. L'attore dai magnetici occhi azzurri, però, continua ad ottenere molte soddisfazioni professionali. In questi giorni lo stiamo seguendo nella fiction Romanzo Familiare in cui veste i panni di Giorgio. Questo personaggio mi permette di far uscire il mio lato divertente, amichevole, un lato ironico che io ho nella vita, ha detto Andrea Bosca del suo personaggio alla Gazzetta dello Spettacolo. Andrea Bosca, i livornesi sono persone stupende. Durante le riprese di Romanzo Familiare, Andrea Bosca ha avuto modo di conoscere Livorno, ma soprattutto i livornesi. Giorgio mi ha dato la possibilità di incontrare persone stupende come i livornesi, amici che sono stati una scoperta meravigliosa. Livorno mi ha dato il senso di una città con una grande positività, ha dichiarato ancora l'attore piemontese alla Gazzetta dello Spettacolo. Dopo Romanzo Familiare, rivedremo Andrea Bosca in Il Capitano Maria, insieme a Vanessa Incontrada, e molti si augurano che venga confermata la sua presenza anche nella Porta Rossa 2, nei panni di Jonas.